Benvenuti in un nuovo video. Oggi non ci troviamo anche perché è da tantissimo che non registriamo un nuovo video. La videocamera sta a Forlì, veramente. Quindi speriamo bene, incrociamo le dita di non buttare un video nel cestino. Comunque, oggi siamo qui per provare le quesadillas di Prozis. C'è un odore proprio di peperoni, di proprio di tutto. Io direi di iniziare con questo qui, che sarebbe questo. Quesadillas gusto chili con carne, ovviamente della linea Mexican style, Che ne andiamo proprio in messicana, adesso ce le andiamo proprio a cercare queste queste ricette. delicatezze. Bene, questo lo Ok, mettiamo a ci 100 mano. spostiamo. Primo impatto mi ricorda un po' il brownie di ananas. Ovviamente se ve le siete perse andatevele a Sì, era recuperare. proprio quello l'argentino là, che cos'era? Sì. Allora, io direi di fare così. È scappato un fagiolo e questo lo spostiamo un attimo e ci dedichiamo a questo. Ci sei? Stavo peggio, però a me queste cose speziate così. Proviamo questo fagiolo. Cioè che sento questi pezzetti rossi, penso siano peperoni. Sì, allora adesso era cotto e cotto, praticamente questo si cuoce al microonde per 5 minuti. Sapete che io il microonde non ce l'ho, adesso arriva il piccante, non ce l'ho, quindi l'abbiamo cotto a 180 gradi per all'incirca 20 minuti, ma considerate che prima l'abbiamo verso le 11 l'ho messo nel frigo, sono stati un'ora nel frigo, quindi dal congelatore l'abbiamo passato al frigo, dal frigo sono stati poi fuori per quasi un'altra oretta e poi li abbiamo cotti. La carne è buona, i fagioli anche, questi pezzettini rossi che penso siano peperoni, anche no, però top, buono. L'impasto è molto sottile, non ho messaggiato Non è empanada, è una un'empanadas, quesadilla. scusatemi, non ho messaggiato una quesadillas originale, però questa non è male. Non sono fan di questo sapore, No. però nell'insieme è buono e non è neanche troppo piccante, ci sta. No, solitamente. Tieni, tieni. Abbiamo preso pochi tovaglioli. Piccante è, però per mangiarlo io Cioè, si è la mangiato qualità bene. degli alimenti però è buona, Gli ingredienti. è proprio gli alimenti. Scusate raga, ma io oggi è sabato. Domani non si va a scuola. Comunque per me è buono. Ovviamente non la facciamo ancora la classifica perché dobbiamo No, prima finire gli già stavo altri. dando il voto io. Ok, vai. Allora, io prima cosa voglio sapere un attimo che cavolo è questo chorizo. E tu direi di fare questo perché se questo è Sì. forte. Allora, io devo andare a vedere come si scrive Cia. perché mi è piccante. Vabbè. Comunque un salame. Comunque è un salame maiale manzo. Ok. Esteticamente, vai, prendi questa parte qua. Questo esteticamente Anche secondo con me. cervello No, il... no, no, ce l'ho. No, no, apri, non ce l'hai. Vedere? Sta tutto qua. Dammi un pezzo, Eh dai. sì. Sarà Mi sembra un manco. po' le uova. Allora, all'inizio pure l'ho pensato, lo sai? Allora, alla fine è chorizo, quindi questo salame che vi ho Vedi, non c'è. detto, è stracolmo di mozzarella, Formaggio. formaggio. Ed è l'unico che si è cotto benissimo perché poi stava anche centrale, però è molto più sottile rispetto agli altri, è molto più piccolo, ovviamente perché è quasi più buono. Assaggiamo. Voglio provare una parte. Non è piccante, è buono. Buono, buono.
La mozzarella ha fatto fare, cioè questo formaggio, ha fatto fare pure la doratura. Cioè, è proprio buono. Che troppo. Mi mangerei anche 100. È buonissimo. Un gusto Sì, normale. buono. Alla fine niente di particolare, No. cioè questo è più particolare. Sì, Però però. se volete andare sul sicuro. Esatto, perché tipo dice no, io voglio provare la consistenza, ci sta. Buffalo chicken Quindi quesadilla. mozzarella e Però questo è tutto è spicy quello. perché ci sono tre peperoncini e ne sono colorati 2 su 3. Benissimo. Bene. Però abbiamo un'aspettativa molto alta. Prendiamo il telefono e facciamo l'ultimo Della taglio. torta. Questo pollo sfilacciato ci piace. Vai. Sento la cipolla, mi sembra. Io Riesco a sento la capire che cipolla. cos'è. Qua è No, no, stracolmo. aspetta, forse. Cioè, è pienissimo. Questi rumori. No, Avevo mezzi rosi. quello. Ah, poi Però sinceramente no, questo non mi piace. buonissimo. No. Non mi piace Troppo secco. perché non sento il sapore del pollo. Cioè, non C'è anche la il sento. formaggio. Cioè, io sembra che mi sto mangiando solo il formaggio. Cioè, io non sento quel buon sapore di pollo. Non sento manco questo spicy. Nulla Piccante di cosa? Ma eclatante. piccante dove? Non è piccante. Questo lo era un po', ma proprio poco poco. No, quello è buono. Però un po' zecco. Cioè, forse ce n'è troppo. No, Quindi. però mettila, però sei bendata. Tu diresti che è pollo. Io non lo sento il sapore di. Ah no, vabbè, perché è coperto da questa salsina, forse. Questa è la fame comunque che me ne fa finire. Infatti sì. Perché c'è un'altra chicca che Sì. abbiamo lasciato alla fine. Vendiamo un attimo con la classifica. Andiamo pure a bere perché ho Ah, finito ok, l'acqua. facciamo dopo la prima la classifica e poi passiamo Sì. al. Ovviamente non chiudete il video perché sta il burrito in forno che si sta cuocendo. Allora, qual è la tua classifica? Allora, personale di gusto. Formaggio e chorizo. Messicano, quello là si chiamava chili con carne e chicken. Allora, Però, vai. proprio di gusto buono buono, è questo qua Messicano? messicano. Chili con Chili carne. con carne. Allora, Però sì. personalmente, primo posto, Chorizo. chorizo. Allora, io parto dal presupposto che secondo me, cioè tipo se tra questi e le empanadas, io preferisco 100.000 volte le empanadas. Empanadas, Ci sì. sono stati comunque vari gusti che ci hanno fatto dire proprio wow. Questi ovviamente vi saziano di più, questo sì, rispetto alle empanadas che è più uno sfizio perché è piccolo. Allora, la mia classifica invece, primo posto io ci vado a mettere messicano, Chili con anche carne. perché diciamo che è il più particolare, mi è piaciuto. Secondo, chorizo, che pure per me va al primo posto, cioè io pure io Infatti domani sì, mattina, perciò volevo fare se questa. dovessi fare un ordine io prenderei chorizo con formaggio. E messicano, giusto lo prendere così, però comunque al momento è stato quello più particolare, quindi ci sta a metterlo al primo Esatto, posto. Secondo, chorizo e terzo, esatto. Chicken. che è proprio easy. Quindi,
però alla fine tutto sommato sono buoni. Noi adesso aspettiamo il burrito, che sarebbe quello con breakfast. Uova, strapazzate, bacon e mozzarella. È molto piccolo, però è carino. Non ho preso anche gli altri gusti, a parte perché non c'erano anche altri. Sì, c'erano, non li ho presi perché era un altro gusto messicano e un altro con il pollo. Sinceramente, no, alla fine, ripetitivo. Brava. Quindi ho preso questo che era più particolare. Ho detto, vabbè, lo inseriamo in questo video. Quindi, noi nel mentre attendiamo e ci vediamo tra pochissimo con la recensione. Eccoci qua invece con la recensione del burritos che già vi stavo dicendo prima. È molto piccolo. Abbiamo fatto lo stesso procedimento per le altre, quindi soliti minuti, eccetera, eccetera. Queste sono patate. Ma sono le patate? Ma come le patate? Ci sono le patate. Cioè, quindi queste sono le uova, questa è la... Cioè, sono le patate. La vira buccio. Non la cuoce ancora. È freddo. Crudo. Prova. No, non è cotto ancora. Allora, a mio avviso già vi dico che è un prodotto che non mi ispira. Vi consiglio di farlo cuocere per 30-35 minuti. Se avete il microonde 5 minuti, ma secondo me non so se bastino. Comunque mo si sente l'odore di uova. Guarda, senti, e se patate che a mio avviso non ci azzeccano proprio. Cioè, mo si sente l'odore di uova. Sì, che sono cotte. Vedi, questo è l'albume. Vai. Ma lo sapete perché secondo me non ci sta? Perché secondo me non dovevano metterlo l'albume, dovevano farlo solo con il tuorlo. Invece lo vedi questo? Questo è albume. Ma poi è umido dentro. Come lo fai? Cioè non ha poco senso, ma poi che resta roba rossa? Questo è il tuorlo. Cioè dovrebbe stare... No, bacon, uova strapazzate. Le uova strapazzate sono le uova, capito, cotte. Ma fallo solo... Le riscaldi, ok. Ma fallo solo con il tuorlo. Perché mettendoci l'albume, non si cuoce, ma cioè ce lo devi buttare così. Vabbè, sicuramente c'era già un alimento pericoloso. Ma pure queste patate, non si possono mangiare. No, per me è bocciatissimo, assolutamente no. Bene. Nulla, per me assolutamente no. Fatemi sapere se voi l'avete provato, cosa ne pensate. Quindi, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!